Dall'ultimo sondaggio che ho pubblicato qui su YouTube, mi sembra di capire che la maggior parte di voi ha aperto un chiosco alle Azzorre. I restanti sono al bancone, la vita vostra! Salve gente, bentornati sul canale. Come anticipavo in quel sondaggio, per me settembre è il mese migliore barra peggiore a livello lavorativo. Migliore perché si lavora un botto, peggiore perché si lavora un botto. E mi sembra di capire che anche per la maggior parte di voi, a parte quelli che gestiscono o si stanno facendo una birretta al chiosco, sia così. E probabilmente perché a settembre riparte il lavoro, riparte la scuola, ripartono gli eventi, insomma riparte un po' tutto tranne la Formula 1 in regime di safety car. Ma settembre è anche il mese delle nuove presentazioni in casa Fuji e anche quest'anno la casa nipponica non ha deluso le attese, anzi. Ora, siccome da un lato non ho ancora messo le mani su questi nuovi prodotti e dall'altro il web è praticamente saturo di recensioni, mi sembrava un pochino stupido fare l'ennesima recensione e parlarvi delle specifiche tecniche. Faccio due punti. Vi ricordo che questo canale non è sponsorizzato da nessun brand in particolare, sono sponsorizzato da Ottica Universitaria, ma è un negozio, non è un brand. Quindi non sono tenuto a parlare per forza bene di qualche prodotto. E questo è il lato positivo per voi. Il lato negativo è che non sempre riesco ad accedere ai prodotti, soprattutto perché questo canale deve ancora crescere, deve avere ancora la potenza per potersi presentare in un certo modo. E qui vi ricordo, iscrivetevi al canale e commentate se avete domande, scrivetemi qui sotto nei commenti oppure su Instagram. E questo perché più voi vi iscriverete, più questo canale avrà potenza di fuoco, diciamo, e margine di contrattazione. Secondo e ultimo disclaimer, in realtà qualcosa bolle in pentola, ma non mi va di fare promesse prima che, diciamo, di non essere sicuro al 100% di poterle mantenere, diciamo così. Comunque, tornando a questo video, quello che andrò a fare non sarà appunto parlarvi delle specifiche tecniche, ma vi parlerò di alcune scelte tecniche, di cosa ne penso, ma soprattutto, cosa che secondo me vi interessa molto di più, cosa andrò a fare io, cioè se e cosa acquisterò. Sì, perché alcuni prodotti della Fuji ultimamente stanno attirando la mia attenzione e credo che farvi capire il perché di alcune scelte, del perché andrò ad acquistare quel prodotto invece di quell'altro, possa aiutarvi anche nella scelta dei vostri acquisti. Ok, partiamo dalle camere che sono uscite quest'anno, non proprio nello specifico a settembre, ma quest'anno, la XH2S e la XH2. Ora inizio subito polemizzando la scelta della Fuji di fare due corpi macchina sulla comodissima e accogliente scia della Sony. Perché creare un solo corpo macchina che fa tutto quando possiamo creare 6-7 diversi corpi macchina, diversi ma molto simili, che differiscono solo in piccolissime ma determinanti specifiche, e magari convincere qualcuno a comprarne due anziché uno? Finalmente in casa Fuji hanno scoperto il marketing. Sono arrivati 30 anni dopo la Apple, 10 anni dopo la Sony, ma alla fine ce l'hanno fatta. Vi ricordo che sta per uscire la XT5, che a quanto pare, come dice anche Fuji Rumors, sarà molto molto simile alla XH2, non chiaramente di forma, ma di contenuto. Gemelle diverse perché in realtà i due corpi macchina sono praticamente identici e anche la maggior parte delle specifiche tecniche, ma in realtà differiscono in piccole ma sostanziali cose. Ora, quanto queste specifiche in generale giustifichino 3.000 euro di spesa o quanto queste differenze tra le due macchine giustifichino la creazione di due corpi macchina, questo è un altro paio di maniche, ma ci arriviamo. Vi mostro uno schema che riassume le differenze tra i due corpi macchina. Come vi dicevo, preferisco mettere il punto sulle differenze tra le due camere piuttosto che farvi l'elenco delle specifiche tecniche, che secondo me ha poco senso perché se volete saperne di più c'è il sito della Fuji che sicuramente sarà più esplicativo di me. Parliamo un secondo delle differenze nel sensore. La XH2S presenta un sensore stacked, la XH2 no. Sono entrambi X-Trans di ultimissima generazione, ma la sostanziale differenza è appunto il sensore stacked, che presenta alcuni vantaggi sostanziali come una velocità dell'autofocus molto migliorata, una raffica a 40 fps, l'assenza del blackout durante la raffica e una certa elasticità in più nei file video. Quindi tutto si riassume in una maggiore velocità di calcolo. Nello specifico voglio soffermarmi giusto un attimo sull'approccio ultrascientifico della Fuji, ricordiamoci 500 euro di differenza, che ha rilasciato qualche giorno fa un comunicato che dovrebbe chiarire la differenza in velocità nel tracking dell'autofocus tra le due macchine, definendo quello dell'XH2S molto buono e quello dell'XH2 purtroppo solo buono.
Ora, immaginate di voler cambiare auto e di voler ricomprare il nuovo modello della vostra stessa macchina. Andate in concessionario e alla domanda quanto consuma il nuovo modello vi rispondessero molto meno. So che ieri l'Italia ha vinto contro la Germania. Di quanto? Di tanto. Ottimo, grazie. Salve, avremo bisogno di un fotografo per il nostro nuovo evento. Quanto si prende? Un po'. Ottimo, era proprio il budget che avevamo in mente. Comunque, messo al corrente di questi dati incredibilmente accurati, ora sono molto più tranquillo e posso scegliere il mio nuovo corpo macchina con un margine d'errore che definirei molto buono. Ma parliamo della capacità di questo sensore stacked di produrre raffiche a 40 fps, cioè 40 fotogrammi al secondo. Ora, premesso che a quanto pare l'autofocus a 40 fotogrammi al secondo droppa di una percentuale molto buona, vanificando così la sua utilità, 40 fps per quello che faccio io praticamente non mi servono mai. I 15 fotogrammi al secondo che produce la H2 ma anche la X-T4 sono più che sufficienti, e a meno che voi non stiate fotografando, non lo so, il tiro con l'arco, la finale dei 100 metri piani o la Formula 1, 40 fps servono solo a pararvi il colon nel caso stiate fotografando uno sport che non conoscete. Ma di questo argomento probabilmente farò un video, perché a quanto pare la grande quantità di megapixel sta passando di moda in favore delle raffiche a 100 fotogrammi al secondo che, come vi dicevo, lasciano il tempo che trovano. Non dico che questa feature non sia utile a nessuno, dico solo che a 9 fotografi su 10 non servirà mai realmente. Molto più interessante è il discorso dell'assenza del blackout durante la raffica, che per chi vive di sport ma anche di eventi è qualcosa di veramente innovativo, e devo dire che è praticamente quasi l'unica caratteristica che mi fa pendere verso la XH2S, ma di questo adesso ne parliamo piano piano. 40 megapixel. Ora, questo è un discorso spinoso per me, perché se per le mie foto di paesaggio 40 megapixel potrebbero essere un vantaggio, non lo sono affatto per le mie foto di eventi e di sport. Discorso simile per il pixel shift da 160 megapixel, la XH2 può creare dei file da 160 megapixel, ma almeno in questo caso posso decidere se farlo oppure no. Andare ad un evento e scattare 2-3.000 foto al giorno significa produrre più o meno 150 giga al giorno di foto, che a fine del mese, se calcoliamo 7-8 eventi al mese, significa 2 tera. 2 tera di foto al mese è chiaro che non è fattibile. Al contrario, nella fotografia di paesaggio mi trovo spesso a tornare a casa con 10-15 foto da un'uscita, quindi è uno scenario molto più plausibile. Ma la vera domanda nel 2022: campo di fotografia di paesaggio, campo di fotografia di sport ed eventi? E qui, diciamo, propendo verso la H2S. Non nascondo che qualche megapixel in più mi avrebbe fatto comodo negli eventi, nello sport, magari per croppare un pochino di più, ma 40 sono veramente troppi. Il tutto è stato chiaramente fatto per permettere a questa camera di registrare in 8K, la nuova libido del 2022, la nuova frontiera dell'autoerotismo fotografico, perché parliamoci chiaro, 40 megapixel a quanti fotografi servono realmente? Soprattutto 40 megapixel su un corpo APS-C. Il marketing. A questo punto avrei preferito una soluzione che abbassasse i megapixel, o croppando, una soluzione poco elegante che è quella della Sony, oppure una soluzione più elegante, io adesso non faccio l'ingegnere, non so nemmeno se si può fare questa cosa, però obiettivamente sarebbe stato qualcosa di, diciamo, ben accetto. E arrivati a questo punto già vi sento, però puoi scattare in RAW non compresso oppure in RAW con compressione. Sì, ho capito, però spendo 2.500 euro per avere una camera che mi produce dei file migliori sotto certi punti di vista rispetto al corpo macchina che ho già, e poi degrado l'immagine, perché comunque un po' la degrada producendo dei file RAW compressi. Non ha molto senso. Però per giudicare quanto questi RAW saranno leggermente più degradati dei RAW senza compressione, bisogna aspettare che, diciamo, Lightroom o altri programmi accettino i RAW della XH2. Gli ISO di base ridotti dell'XH2 secondo me non sono una differenza così determinante. Quello invece che mi preoccupa è la tenuta ad alti ISO. A quanto pare l'XH2 si comporta molto molto bene fino a 3200, da 3200 in poi comincia a comportarsi prima come la XH2S e poi peggio dell'XH2S, ma questo era prevedibile perché
tutto sommato a 40 megapixel. Ma comunque questo è un punto a favore dell'X-H2S, soprattutto per me che scatto a sport ed eventi dove mi succede spesso di stare 3200, 4000 ISO. Sul lato video forse mi intrigano più i 120 fps in 4K della X-H2S rispetto all'8K, che fatico veramente a trovare uno scenario lavorativo nel quale mi troverei ad utilizzarlo. Per il resto compressioni, bitrate più o meno sono identiche, a parte forse qualche terzo di stop in più sulla gamma dinamica in video della X-H2S che, ok, fanno comodo. Ultima differenza, non so quanto, diciamo, questa sarà utile effettivamente alla fine dei conti allo stato attuale, ma adesso vi spiego perché, è la differenza nei tempi di scatto. La X-H2, la nuova uscita in casa Fuji, riesce ad arrivare a un 180 millesimo di secondo in otturatore elettronico, che è niente, cioè è proprio... Questo dato mi dice una sola cosa: prepariamoci a vedere nuove lenti molto molto luminose, oppure con una trasmittanza molto buona. Quindi non guardiamo questo dato allo stato attuale, cioè settembre 2022, ma secondo me questo dato va interpretato sulla lunga distanza. Poi forse mi sbaglierò, però questo è l'unico motivo che mi viene in mente che giustifica l'inserimento di un 180 millesimo di secondo come tempo di scatto. Riassumendo, quindi, queste camere sono molto molto simili, come dicevamo ad inizio video, ma differiscono per piccole, sostanziali, specifiche tecniche. Differenze che però solo un professionista molto specializzato o un amatore anche molto specializzato riuscirebbero a cogliere. Il resto è marketing. Cioè, quello che voglio dire è che queste due camere sono state costruite, progettate per dei professionisti e degli amatori molto specializzati. Il che non significa che se voi siete appassionati di fotografia e volete comprarvi una macchina fighissima per fare le foto ai vostri figli, queste due macchine non vadano bene. Vanno super bene, ma non sono sicuro che troverete differenze tra le due. Ma veniamo al punto nodale di questo video, cioè cosa ho intenzione di fare rispetto a queste due camere. Vi ricordo che io mi occupo per la maggior parte di fotografia di eventi, fotografia di sport e anche di fotografia di paesaggio e in minor entità di video negli stessi campi. Quindi necessito di una camera ibrida non solo nella misura di produrre foto e video di qualità, ma anche una camera che abbia delle specifiche tecniche che vadano bene un po' per tutti i generi fotografici di cui mi occupo. Facciamo così, riprendiamo la tabella che vi ho mostrato all'inizio di questo video e tadan! In verde trovate le specifiche tecniche che mi farebbero comodo. Alla fine, come vedete, siamo pari ed è esattamente quello che si aspettava il reparto marketing della Fuji, ma non mi avrete marrani. Come vi anticipavo, attualmente i miei maggiori introiti vengono dalla fotografia di eventi e di sport. Sono molto appassionato di fotografia di paesaggio, sono estremamente appassionato di fotografia di paesaggio, ma da professionista non posso investire tutti i miei risparmi in qualcosa di non remunerativo. Tradotto, mi piacerebbe tanto farmi una GFX100, avendo a disposizione quella cifra che non ho, ma obiettivamente anche avendo a disposizione quella cifra, la fotografia di paesaggio attualmente non rappresenta la mia maggiore fonte di guadagno e quindi sarebbe stupido investire in quella direzione. Comprerò ora la X-H2S? No, non la comprerò perché voglio aspettare l'uscita delle X-T5 che a quanto pare, diciamo, sta proprio quasi all'orlo, sta arrivando, e prima di spendere tutti i miei soldi voglio vedere anche che cosa tirano fuori da lì. Perché la X-T5 è una macchina, non dico che è nata per fare street photography e reportage, ma quasi, e a quanto pare avrà 40 megapixel, quindi voglio capire se in quel corpo macchina, nato per la fotografia di strada, inseriranno qualche soluzione tecnica che magari ridurrà un pochino i megapixel o, non lo so, qualcosa, perché obiettivamente foto da 40 megapixel per la street photography, secondo me, non hanno nessun senso. E speriamo che anche la Fuji la pensi in questo modo. E infine, per il principio che le lenti sono molto più importanti dei corpi macchina, probabilmente acquisterò prima una lente. Il 150-600, il nuovissimo 150-600, no. No, perché non mi occupo di fotografia di wildlife e per la fotografia di sport di cui mi occupo, cioè per gli sport che tratto, sarebbe un tantino lungo. Il 18-120 Power Zoom,
Potrebbe essere, ma non mi convincono molto il peso e gli ingombri. Sono due fattori che per me contano tantissimo. È chiaro che ci deve essere la qualità d'immagine, ma non dico che metto davanti il peso e gli ingombri, ma poco ci manca. Vi basti sapere che ho comprato un gimbal, il migliore, diciamo, a quel peso e dimensioni, che mi permettesse di utilizzare la X-T3 con il 18-55, perché è, diciamo, il setup che uso di più per i video. E quindi questo vi fa capire quanto per me sia importante il peso. Non ho comprato il nuovo DJI o non so che, Fejutec, eccetera, eccetera, che fighissimo, regge fino a 6 kg, ma ne pesa 15, perché per me è importante viaggiare leggero. Con il 18-120 sarei costretto a cambiare gimbal, e quindi è un'ulteriore spesa. Ritorniamo un attimo alle camere, ma proprio un piccolo... Anche passare X-H2S ora per me rappresenterebbe una spesa ancora più alta dei 2.900 e passa euro che costa la X-H2S, perché dovrei riprendere non solo il gimbal, perché non ci starebbe su quel gimbal lì, ma anche le CF Express Type B, non una, perché spesso faccio eventi di più giorni o in cui faccio molte foto, quindi probabilmente due. E sì, dice, sai, sono due card. Sì, due card, alla fine spendi 800 euro, quindi diventano 3.000 e passa euro. E questi conti un professionista se li deve fare. Inoltre il power zoom non è una feature che utilizzo tantissimo per lo stile di video che faccio io, quindi sarei più orientato per un tuttofare tipo il 1680, ecco. Il 56-1.2 nuovo, il VR, sì, questo mi interessa, moltissimo, non tanto per il nuovo autofocus, che pare andare molto bene nonostante non sia un linear motor, e vi dico che per il tipo di fotografia per la quale lo utilizzerei io, forse anche l'autofocus del vecchio 56 potrebbe al limite anche andare bene, ma ben venga il nuovo autofocus, quanto per la straordinaria qualità di immagine. Non solo la nitidezza, ma anche il passaggio tra le zone a fuoco e quelle non a fuoco. Un passaggio molto graduale e forse secondo solo al 50F1. Allora perché non il 50F1, che costa sì un pelino di più, ma usato praticamente si troverebbe allo stesso prezzo? Peso e dimensioni. Raga, sempre peso e dimensioni. Il 50F1 è spettacolare, ma è più grosso del 1655. Un'altra opzione sarebbe trovare a 600 euro un vecchio 56-1.2, che si trova anche abbastanza facilmente, ma usandolo poi esclusivamente per lavoro, perché questa sarebbe una lente che userei solo per lavoro. Beh, da un lato preferisco avere un autofocus migliore, anche se non necessariamente, e dall'altro preferisco guardare un pochino al futuro e avere anche qualche lente che possa garantirmi, diciamo, un utilizzo nel tempo maggiore, ecco. L'unico dubbio che ho, e qui lo so che già partiranno le lame, è se prendere il 56-1.2 nuovo oppure il nuovo anche, perché ovviamente è uscito poco tempo fa, 18-1.4. Lo so che cosa state pensando, ma sono due lenti completamente diverse. Sì, lo so, sono due lenti estremamente diverse che si utilizzano per scopi completamente diversi, però mi servono entrambe e questo è un dato di fatto, e quindi devo solo capire in realtà quale mi serve di più e quindi quale acquisterò prima, perché la mia intenzione è prenderle tutte e due. L'ultima e unica variabile è semplicemente quando guarirò da questa schiena, perché non solo mi sta impedendo, diciamo, di muovermi, ma mi sta impedendo di lavorare in un certo modo, e soprattutto è fonte di spesa, visto che sto diciamo pagando le vacanze al mio fisioterapista, grande Daniele, che mi sta salvando la vita. Ora, detto questo, come diciamo avrete capito, siamo arrivati alla fine di questa lista della spesa, anzi questa lista dei desideri, e come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e vi invito come al solito a iscrivervi a questo canale e a scrivermi in privato oppure qui sotto nei commenti, dove vi pare, o su Instagram, decidete voi, se avete domande o chiarimenti da pormi. Ma fino al prossimo episodio, vabbè, facciamo così, va? Ciao!